Vabbè, il mio nome l'avete già conosciuto, Luca Zamagni, 43 anni, faccio l'avvocato, sono qui più che per fare l'avvocato, per fare il presidente, in rappresentanza di un'associazione di cui sono presidente, che si chiama Il Palloncino Rosso. Che cosa è Il Palloncino Rosso e che cosa fa il Palloncino Rosso? Lo lascio dire a un video animato che è stato prodotto da uno dei nostri soci, il nostro videomaker ufficiale Macio, con la musica originale di un altro nostro socio, Marco Mantovani, che è un musicista. E con la proiezione di questo video abbiamo aperto un convegno che abbiamo organizzato in collaborazione insieme all'Associazione dei Figli del Mondo lo scorso 13 maggio al Pala Congressi, un convegno, un congresso, un happening, un qualcosa che abbiamo chiamato allora Rimini Wake Up, e c'entra molto con questo posto. Intanto vediamo il video con le sue parole d'ordine e poi continuiamo a parlare, dura poco. Quell'evento, come avete visto, si chiamava Rimini Wake Up e nell'arco di una giornata ha riprodotto in uno spazio quelle contaminazioni cui prima faceva riferimento anche Maurizio, quelle ibridazioni, quelle interazioni fra professionisti, makers, artisti, artigiani digitali e creativi che vorremmo anche in questo posto, come in tanti altri spazi e posti e luoghi a Rimini deputati a questo. Innovation Square è da oggi uno di quei luoghi ed è un'opportunità che è da condividere e valorizzare. Nel suo piccolo noi come associazione la stiamo già vivendo. Questo perché? Perché il Palloncino Rosso è un'associazione che serve a questo, serve a promuovere la cultura dell'innovazione sociale nella nostra città. Se ci chiediamo cosa sia innovazione sociale, la risposta dei palloncini, dei nostri soci, è prima di ogni altra cosa una prassi partecipativa, un percorso condiviso verso la meta del benessere sociale o dell'aumento del benessere sociale, calibrato però sulle specificità del nostro territorio. Non crediamo che sia utile né produttivo inseguire la migliore definizione teorica o accademica di social innovation, innovazione sociale. Ci piace pensare che invece questa possa essere un percorso condiviso da costruire. Nella nostra città, adattando il concetto di innovazione sociale ai bisogni e alle caratteristiche della nostra città. Le declinazioni poi sono una conseguenza, opportunità occupazionali, sviluppo di aziende imprenditoriali, produzione di eventi culturali e quant'altro. Ciò che reputiamo però nella sua essenza innovativo è il metodo, la prassi partecipativa appunto, la contaminazione, l'ibridazione fra diversi approcci e culture, comprese quelle professionali ed imprenditoriali. Quello che poi vorremmo sottolineare, come dicevo all'inizio di questo speech, è che queste opportunità non sono separate dalla possibilità di utilizzare, ma secondo noi anche di riutilizzare, al meglio gli spazi. Perché per fare prassi di innovazione sociale sarà banale dirlo, ma serve un posto dove poterla fare. Questo è uno dei possibili posti dove, ma ci auguriamo non l'unico, dove lo si possa fare a Rimini. Ecco quindi che i temi nella nostra concezione dell'innovazione sociale interagiscono con quelli della rigenerazione degli spazi, della riappropriazione partecipata di beni immobili di interesse pubblico, di interesse collettivo. Rimini ha conosciuto e conosce delle esperienze belle da questo punto di vista. Per fare solo un esempio molto vicino, penso a
quanto di bellissimo si è fatto dai ragazzi di Matrioska all'ex macello nella scorsa primavera, ma offre anche delle opportunità straordinarie da cogliere per chi vuole fare prassi appunto di innovazione sociale. Mi piace citare qui, leggo un pezzo ma molto velocemente, di un testo che qualcuno di noi ha letto, si chiama Riusiamo l'Italia, di un economista, si chiama Giovanni Campagnoli, che parla proprio dei beni comuni come occasione, come volano di opportunità per la crescita imprenditoriale ed occupazionale. Campagnoli dice: l'ottica deve essere quella della sussidiarietà circolare, dove più soggetti insieme pensano e fanno emergere bisogni locali non ancora coperti da servizi ed interventi pubblici o privati. Queste reti si fondano sul principio del lavorare con chi ci sta. I tavoli di progettazione avvengono più sulla base delle competenze che non delle appartenenze. Il percorso di progettazione scopre una community creativa composta di reti di affini che viene coinvolta per dare vita ad una vera e propria factory organizzata in forma di rete per la partecipazione. Continua Campagnoli nel fare degli esempi. Questi percorsi favoriscono quindi l'innovazione, che viene infatti per contaminazione tra soggetti diversi. In questi percorsi di autentica ricerca sociale, il mix tra le situazioni, gli attori, la struttura fisica, le peculiarità degli stessi settori, il legame forte con il tessuto locale, definiscono una formula di partenza che poi potrà variare nel tempo. Un esempio: la vocazione turistica, commerciale, artistico-culturale, piuttosto che agricola produttiva di un territorio, influisce e può essere ripresa ed attualizzata nel progetto stesso. Beh, quando a Rimini si parla di vocazione turistica, a me per esempio viene da pensare a tutto il tema delle colonie marine, che più che un tema riminese è un tema romagnolo, per così dire. Come anche da parte di chi fa il mestiere di avvocato commercialista, come molti di noi nella nostra associazione fanno, si può contribuire a questa prassi di innovazione sociale, a progetti innovativi socialmente virtuosi? Beh, chi ha a che fare con la legge deve prima di tutto conoscerla. Ci sono degli strumenti normativi, penso alla legge 383 del 2000, penso al codice degli appalti pubblici, che in qualche modo agevolano la possibilità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale a dare contributi in questa direzione. E penso anche a livello locale che molti comuni, non solo grandi, penso soprattutto a Milano, Napoli, Bologna, ma anche Mantova, hanno prodotto nei rispettivi organi consigliari dei regolamenti per il riutilizzo di beni comuni, che penso possa essere un'esperienza replicabile tranquillamente a Rimini, dove c'è un certo tipo di sensibilità. E chiudo con una esemplificazione artistica di quanto ho cercato di dirvi del legame tra l'innovazione sociale e la prassi di rigenerazione. Ricorro anche qui ad un video, ad una produzione di un collettivo, chiamiamolo così, situazionista, molto vicino, per usare un eufemismo, al palloncino rosso, Art 9 come l'articolo 9 della nostra Costituzione, che tutela, come sapete, l'ambiente e la cultura. Si tratta di un video che è stato molto visto sui social e molto condiviso, che è stato girato in luoghi ben selezionati di Rimini. L'ispirazione che ha guidato la produzione di quel video e della musica, anche questa originale, che lo accompagna, che costituisce anch'essa una formula di riuso virtuoso, perché è un Nino Rota scomposto e ricomposto dal nostro musicista, è la stessa che guida il palloncino, che, come avete visto dal video che abbiamo visto all'inizio, ci tenevo a dirlo, trae il suo nome da Albert Lamoris, il cortometraggio Il palloncino rosso del 1953, che vinse la Palma d'Oro, che mi invito a vedere su YouTube, ed è l'ispirazione del sogno possibile. Possiamo vedere il video di Art 9, il secondo video, col che vi saluto.